tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero i libri fumetti che ho letto recentemente. Il primo è un fumetto che volevo leggere da tantissimo tempo, mi era stato regalato, se non sbaglio, l'anno scorso per Mikulash e sapete, ho ogni anno nel periodo natalizio la tradizione, diciamo, di leggere un fumetto di Craig Thompson e quest'anno è capitato per Polpette Spaziali. Questo fumetto è edito da Rizzoli e Lizard al prezzo di 35€ ed è l'unico, credo, fumetto a colori di questo autore. I colori sono di Dave Stewart e, come suggerisce la copertina e il titolo, questa si tratta di una vera e propria avventura spaziale. La protagonista Violet è una bambina che si ritrova a dover indagare, o meglio cercare, il padre perché è misteriosamente scomparso. Parte quindi per questa avventura galattica assieme a due altri personaggi, due nuovi amici che incontrerà durante il suo percorso. È una storia soprattutto divertente, mi sono ritrovata in più di un'occasione a ridere ed era una cosa che non mi aspettavo da Craig Thompson. Dopo infatti opere come Blankets e Abibi mi aspettavo tutto tranne probabilmente che questo fumetto, che ha dei toni molto più leggeri. Il tratto è quello inconfondibile dell'autore, che io apprezzo tantissimo per la ricercatezza e l'abbondanza di dettagli. Qua ci troviamo in un ambiente del tutto nuovo, è una storia ambientata nello spazio, quindi ci sono delle forme, diciamo, di vita nuove, ma anche la tecnologia è sicuramente diversa. E nonostante sia una storia fantascientifica, comunque di immaginazione, ci sono tante tematiche molto attuali, partendo dall'inquinamento e l'attenzione alla ricerca di risorse rinnovabili. Si parla anche di lavoro, di famiglia, di amicizia, come vi accennavo prima, e è un fumetto che secondo me piace tantissimo al pubblico molto giovane, proprio perché è abbastanza spiritoso e divertente. Ma allo stesso tempo non è una lettura vuota o frivola, anzi ci sono tanti spunti di riflessione molto molto interessanti e nel complesso è stata una lettura veramente molto piacevole. Devo dire che non sono rimasta minimamente delusa, forse mi aspettavo un'opera leggermente più matura, però non ne sono rimasta affatto delusa, è stata una lettura molto piacevole di intrattenimento che mi ha permesso di conoscere, diciamo, un aspetto un po' diverso di quest'autore. Se vi piacciono le storie spaziali, gli autori americani, in particolare Craig Thompson, è un fumetto assolutamente da avere. Un'altra lettura piacevolissima è stata Mistletoe and Murder di Robin Stevens. Io ce l'ho nell'edizione inglese della Puffin, che ha un prezzo di copertina di 6,99 sterline, ma è stato tradotto anche in italiano dalla Mondadori. Troverete poi tutti i link qua sotto in descrizione come sempre. Questo è già il quinto libro della serie Miss Detective di Robin Stevens, una serie crime per ragazzi che vede per protagoniste due ragazze sui 13-14 anni che si mettono appunto a indagare su quello che le circonda. Guarda caso, dove vanno loro succede sempre qualcosa, ci casca il morto, come direbbe la Jessica, o forse come diciamo noi quando vediamo un episodio di Jessica Fletcher, vabbè. Comunque, si tratta del quinto libro della serie, in realtà ogni caso è abbastanza a sé stanti, i personaggi però sono sempre gli stessi e in questo in particolare ho trovato molti riferimenti alle precedenti avventure, ai precedenti casi, quindi se non avete mai letto uno di questi libri non vi consiglio di partire da questo. Tra l'altro guardate che bella copertina natalizia, l'ho letto infatti nel periodo natalizio per la Read Along assieme ad Arianna, Alessia e Giorgia, vi lascio in descrizione il link al gruppo su Goodreads dove abbiamo commentato insieme questo libro. È ambientato nel periodo festivo, proprio sotto Natale, a Cambridge, un ambiente nuovo per quanto riguarda le ragazze che si trovano a confrontarsi con un'altra società investigativa, quindi abbiamo anche un punto di vista leggermente diverso. Vediamo una crescita nei personaggi che io apprezzo sempre tantissimo e secondo me si vedono i risultati della precedente avventura, del precedente libro in cui erano successi un po' di casini fra le protagoniste. Quello è servito molto secondo me per farle crescere e maturare, la loro amicizia mi piace molto, mi piace l'attenzione di Robin Stevens
a tematiche attuali, con uno sguardo al passato, perché comunque è una serie ambientata negli anni 30-40. In questo caso, ad esempio, si parla molto di discriminazione, di diversità. Mi piace che ci sia uno sguardo comunque abbastanza largo. È una serie, secondo me, inclusiva. E si parla anche del ruolo delle donne, delle ragazze, che sono sempre considerate un gradino sotto agli uomini, ai ragazzi, nel lavoro, nella scuola, nell'educazione, eccetera. In particolare ho apprezzato molto la zia di Daisy, che in questo libro sprona le ragazze comunque a non demordere, a non lasciarsi abbattere da questa veduta molto stretta della società, ma impegnarsi a dare sempre il massimo, perché essere ragazze è sempre la scelta migliore. Mi è piaciuta tantissimo questa sua esclamazione e questa sua sorta di carica ad esortare le ragazze comunque ad impegnarsi. Anche il caso in sé l'ho trovato abbastanza intrigante. La cosa che mi piace di questa autrice è che si ispira molto ad Agatha Christie. Secondo me in questo, come in Assassino in prima classe, si vede molto l'impronta. Semina indizi qua e là e arrivi alla fine che pensi di essere sorpreso da chi è stato alla fine l'assassino, ma in realtà, se ci fai caso, avevi tutti gli elementi per poterci arrivare da solo. Una serie per ragazzi e non solo, veramente valida. Lettura che mi ha lasciato forse un po' con l'amaro in bocca è invece Lo schiaccianoci. Io ce l'ho in questa edizione molto bella, peraltro della Burr. Ha un prezzo di copertina di 15 euro, la storia di Hoffman, mentre le illustrazioni di Sanna Annuca. Tra l'altro ho visto che lei ha illustrato altri classici e mi piacerebbe un sacco recuperarli. Non so se sono già disponibili in italiano o meno, ma le sue illustrazioni mi sono piaciute veramente tanto. Non so se per il tipo di storia abbastanza fiabesco, ma penso proprio per il suo tratto, che è abbastanza minimale, però questo accostamento di colori, secondo me, è riuscita a carpire l'essenza comunque della storia, di quello che si stava narrando, e ne è uscita un'edizione secondo me veramente molto molto bella. Se ancora non avete Lo schiaccianoci, vi consiglio di recuperarlo in questa edizione. La storia, bene o male, la conoscerete tutti. Scusate, ma sono influenzata, quindi ogni tanto un calo di voce. È una storia anche in questo caso ambientata nel periodo natalizio, con un misto di avventura e magia. Devo dire che non mi aspettavo una storia così infantile. Nel senso, sapevo che era rivolta probabilmente ad un pubblico abbastanza giovane, ma questo voler esortare il lettore, dando per scontato che si tratti comunque di un bambino, una bambina, non so, ha creato un certo distacco fra me e la storia, che è molto carina, è proprio una favola, diciamo, natalizia. Però forse mi aspettavo qualcosa in più, forse nelle tematiche, perché si tratta sì, anche in questo caso, di una storia abbastanza di intrattenimento, ma c'è una morale che ho apprezzato molto. Però l'ho trovata molto semplice e altre tematiche abbastanza deboluce. Mi aspettavo quindi qualcosa forse di maggior spessore, almeno io ho avuto questa impressione, mi aspettavo qualcosina di più e non semplicemente una lettura leggera da leggere magari sotto le coperte nel periodo festivo. Per quanto riguarda i manga, ho letto il numero 3 di Home Sweet Home di Yu, edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50 €. Sono appena stata in fumetteria per recuperare il quarto e ultimo volume di questa serie, quindi presto ve ne parlerò. Devo dire che sono rimasta molto sconcertata da questo terzo volume. Ovviamente non vi faccio alcuno spoiler. Le premesse della storia comunque sono una classe di adolescenti che si ritrova in guerra. Nell'orario scolastico, al posto di, che so, matematica o chimica, c'è infatti un'ora dedicata alla guerra, in cui a rotazione gli alunni devono andare sul fronte a combattere e il nemico che stanno affrontando non è ben definito. In questo terzo volume succedono delle cose che mi hanno lasciata veramente basita, e invece che rispondere ai miei dubbi, alle mie domande, soprattutto, se ne sono create tantissime altre. Siccome il prossimo volume, il quarto, è l'ultimo e conclusivo della serie, ho qualche preoccupazione, ho paura che non si dia una vera e propria risposta a tutto, che ci sia un finale abbastanza affrettato. Però allo stesso tempo sono molto curiosa, perché è abbastanza intrigante come storia. Forse me l'aspettavo nel complesso
un po' più emozionante. E invece devo dire che non mi sono ritrovata a piangere come immaginavo all'inizio, a commuovermi o a soffrire particolarmente per i protagonisti, perché appunto sono giovanissimi e si scontrano con una realtà molto dura e spesso anche con la morte. Un altro manga che ho letto e che mi è piaciuto tantissimo, ma che purtroppo non è ancora edito in italiano, è Eclair, una raccolta di 16 racconti manga di autrici differenti che hanno come filo conduttore l'amore fra ragazze. Questa è una raccolta veramente molto variegata, ci sono storie brevissime, altre un po' più sviluppate. Si parla di un amore abbastanza fisico fra ragazze, un amore invece più platonico, un amore quasi fra amiche, insomma ci sono diverse visioni dell'amore fra ragazze ed è un'antologia che ho apprezzato tanto proprio perché secondo me potrebbe essere l'approccio ideale allo Yuri manga. Io personalmente ho letto soltanto Citrus e questa antologia, ho guardato poi l'anime Blooming to You, che tra l'altro il manga da cui è tratta questa serie verrà presto pubblicata qui in Italia, quindi sono felicissima, e l'autrice è autrice per l'appunto di una storia di questa collezione, in particolare quella che vedete poi anche in copertina, e una delle storie che mi è rimasta più impressa. Come in tutte le raccolte c'è quella storia che ti piace di più, quella un pochettino meno. Nel complesso sono molto soddisfatta perché ci sono state due o tre storie che mi hanno impressionata molto in positivo, che mi hanno lasciato veramente un'emozione, e questa raccolta mi ha permesso di farmi una certa conoscenza, innanzitutto di conoscere delle autrici che prima non conoscevo, ci sono tratti differenti, insomma è stato molto bello vedere sviluppato un tema che bene o male è lo stesso, proposto in tante varianti differenti. Ci sono storie ambientate al giorno d'oggi, alcune che assomigliano molto a tanti shoujo, delle storie invece un po' più ricercate, fantasy, alcune che cercano di andare oltre all'amore per raccontare qualcosa di più intimo e psicologico, proprio di entrare nei personaggi anche in pochissime pagine. Insomma, c'è un approccio a questo tema differente, sono 16 racconti, quindi c'è spazio veramente per raccontare di tutto, offre secondo me le basi anche per approcciarsi a un nuovo genere, per quanto mi riguarda, che è quello dello Yuri. Non nuovo nel senso che è nato adesso, ma purtroppo non è un genere di cui si parla tantissimo. Io faccio fatica a trovare in fumetteria online dei titoli anche tradotti in italiano che trattino appunto l'amore fra ragazze. Questa la trovo un'antologia davvero ben fatta. Spero, ripeto, che venga tradotto presto in italiano, nel caso lo vogliate recuperare in inglese a un prezzo a circa di 14 euro, l'inglese è molto molto facile. Come nel caso dello shoujo, del seinen, degli yaoi, ci sono dei tratti abbastanza comuni nelle storie, quindi per me è stata una lettura quasi educativa da questo punto di vista, per capire quali sono tra virgolette i presupposti di queste storie, da che cosa si parte, se ci sono degli stereotipi, a che cosa si tende a dare più importanza. È stato quindi uno studio, lettura, approfondimento molto interessante, ne sono più che soddisfatta e non vedo l'ora di leggere qualcosa di nuovo di questo genere, possibilmente in italiano, visto che quest'anno verranno tradotti dei titoli validi secondo me. Blooming to You non l'ho ancora letto perché voglio recuperarlo in italiano, voglio sostenere le case editrici italiane. L'anime però mi è piaciuto da morire, se ancora non l'avete visto vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione il video in cui ve ne parlo. L'ultimo manga che ho letto è il numero 6 di The Promised Neverland, edito da J-Pop al prezzo di 5,90 euro. Anche in questo caso non entrerò molto nel profondo per quanto riguarda la trama, visto che siamo al numero 6, però devo dire che sono molto contenta di averlo letto, mi ero quasi dimenticata di averlo in libreria, per fortuna Valentina Spiccicale mi ha ricordato appunto dell'esistenza di questo numero 6, perché il quinto, ma forse anche un pochettino il quarto, li ho trovati leggermente stazionari, un pochettino piatti, mentre questo torna veramente alla ribalta come i primi due numeri. Almeno per quanto mi riguarda c'è molta dinamica, ci sono delle scoperte abbastanza angoscianti, in particolare sono rimasta molto impressionata da una tavola o due. Si conferma uno dei manga più sorprendenti che io abbia letto negli ultimi tempi, sicuramente una delle belle scoperte del 2018, perché è una serie secondo
secondo me avvincente, che sa tenerti incollato alle pagine. È una storia accattivante, un po' fantascientifica, thriller, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi cresciuti in una realtà che sembra perfetta, ma è appunto una semplice bolla. Ma arriviamo alla lettura succosa fatta ultimamente. Gli scomparsi di Chiar di Luna di Christelle Dabaux. Edito da Edizioni O al prezzo di 16 euro e al seguito di Fidanzati dell'Inverno. Libro di cui vi ho parlato la scorsa primavera. Questo è l'attesissimo seguito che stavamo aspettando tutti in libreria dal 9 di gennaio. Io ho avuto l'enorme fortuna, grazie a Edizioni O, di ricevere questo libro in anteprima. Me lo sono potuta gustare per quasi tutto dicembre. Ovviamente non vi farò alcuno spoiler per quanto riguarda questo libro, perché voglio assolutamente che lo leggiate in serenità, però qualche cosina spoiler free ve la posso dire. Io ero rimasta leggermente perplessa da Fidanzati dell'Inverno, perché il mondo mi era piaciuto tanto, le premesse, anche lo stile della scrittrice, ma ho trovato la storia abbastanza lenta e i personaggi, soprattutto quelli femminili, molto deboli, molto deboli nel senso che si lasciavano mettere facilmente i piedi in testa dagli uomini, dai ragazzi, non erano molto padrone di se stesse. Bene, tutto questo è stato smantellato quasi completamente in questo secondo libro, che mi è piaciuto veramente tanto. Leggendo questo mi sono resa conto che il primo probabilmente è una grande premessa a quello che succede poi in questo romanzo, perché ne succede di ogni. È un libro molto più movimentato rispetto al precedente, i personaggi fanno una bella crescita, soprattutto la nostra protagonista Ofelia, che ho trovato molto irritante nel precedente libro, mi è piaciuta in questo seguito. Mi sono piaciuti in generale anche gli altri personaggi femminili, il rapporto fra Ofelia e Thorn mi è piaciuto molto e non ho trovato che l'autrice avesse stravolto i suoi personaggi per renderli più forti, ma c'è stata secondo me veramente una crescita, succedono delle cose che mettono a dura prova i personaggi, che li formano e che tirano fuori quello che hanno veramente dentro, quindi ho trovato questa storia, questo crescere molto coerente e l'ho apprezzato tanto. Mi è piaciuto molto il modo in cui l'autrice affronta la crescita dei personaggi e i loro dilemmi, diciamo, interiori. C'è un'indagine abbastanza profonda, soprattutto per quanto riguarda Ofelia, che ho apprezzato. L'ho trovata più artefice del proprio destino, più protagonista della propria vita in questo libro e meno succube degli avvenimenti e delle altre persone. Rimane sempre una ragazza goffa, impacciata e magari con mille difetti, però almeno è in grado di prendere le proprie decisioni, di capire da sola che cosa è meglio per se stessa, è libera di lottare per le cause in cui crede. Ho apprezzato poi tanto che questa storia fosse molto più dinamica, succedono veramente un'infinità di cose, non fai in tempo a rilassarti per un inghippo che è successo, che bene o male forse l'abbiamo risolto, che succede qualche cos'altro. E un'altra cosa che ho amato è che si entra un po' più forse nel dettaglio per quanto riguarda il mondo. Infatti nel precedente libro si era parlato un po' della struttura, delle arche, eccetera, degli spiriti di famiglia. Qua ci sono dei piccoli rimandi al momento in cui c'è stata questa sorta di divisione in arche. È molto stuzzicante il modo in cui ce lo presenta l'autrice, in cui ci dà piccole informazioni. Ti permette veramente di fare diverse teorie e ti tiene anche un po' sulle spalle, devo dire, però questo modo l'ho trovato molto stimolante, perché ti fornisce comunque poco a poco dei pezzettini e secondo me c'è una grande escalation verso un finale tremendo, nel senso che non c'è ancora il seguito di questa storia e quindi sei lì che devo sapere, devo continuare questa storia, voglio assolutamente leggere il seguito. È una storia che mi ha presa tantissimo, a differenza di Fidanzati dell'Inverno. C'è stato veramente molto feeling fra me e gli scomparsi di Chiar di Luna. C'è bene o male tutto quello che amo in un romanzo e soprattutto in una storia fantasy. Ci sono magari
pochi, tra virgolette, elementi magici rispetto a tante altre storie, ma quelli che ci sono, secondo me, sono ben costruiti, ben indagati. E soprattutto la costruzione del mondo, di quello che c'è dietro, lo trovo veramente ben fatto. E quindi niente, se Fidanzati dell'inverno vi era piaciuto, amerete Gli scomparsi di Chiara di Luna. Se eravate rimasti un po' perplessi, vi consiglio di dare una seconda chance a questa storia. Questi erano quindi tutti i libri fumetti che ho letto recentemente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete letto uno di questi titoli e soprattutto se state aspettando Gli scomparsi di Chiara di Luna. Mi raccomando, quando lo leggerete, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché non vedo l'ora di confrontarmi con qualcuno. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao!